Ok, iniziamo con la campagna di Davidum. Mi raccomando, ragazzi, guardate anche il suo canale se vi garba Doom, perché davvero l'ha rigirato in tutte le salse quel gioco. Vi lascio anche il link in descrizione se starete guardando questa replica da YouTube. E 1M1 Abandoned Dissodium Plant. Il primo livello di una campagna a 9 mappe. E punta a raccontare una storia, ma anche sull'uccidere i demoni. Ci credo, se non sarebbe Doom. Divertiti. Grazie, Davi. E avviamo la missione. Ok. Non vedo l'ora, guarda, già mi sfrego le mani. Quindi una campagna a 9 livelli. Presumo che sarà. Saranno 8 livelli più mappa segreta. Che segue la struttura di Ultimate Doom. Allora. Su. Carichi. Io punto a fare il più possibile in questa live. Spero di riuscire a finirla, se no altrimenti la faremo in più puntate. Ok. Seguiamo la storia. Ok, troviamo questa. Ehi! Molto veloce, quindi proprio stile classico. Accesso negato. Tutto così. Mi puoi sentire bene? Abbiamo ricevuto un segnale SOS da questa centrale della Watch. La base deve essere abbandonata in teoria, se bisogna capire da dove arriva questo messaggio. Prima di partire. It's not unusual to be loved by anyone. Ok, possiamo partire. Ok, allora. Ora ci troviamo. Press the grenade button to fa vedere. Figo! Quindi premendo il tasto granata mi compare in alto quello che devo fare. Quindi già iniziamo con begli script. Figa la luce rossa, fa un effetto particolare. Ok, esploriamo la zona. Mi aspetto che ci saranno trappole o roba così. Segreti vari, perché Davi è uno che conosce lo stile Doom e presumo che sappia il fatto suo. Ok, la Carlton Dance, eh sì, meglio di ogni cosa. Sembra che non ci sia niente. Abbiamo il grip, ci possiamo aggrappare. Sull'online di Uncharted 4 invece ci sta un pezzo di danza di Hotline Bling, la canzone di Drake. Ci hai fatto caso come si chiama il protagonista di Uncharted? Ok, andiamo. Door locked. Ok. Già si parte. Subito. Dovendo trovare cose. Find the source of the message. Ok. Più giro un pochetto, vediamo se riusciamo a scovare qualcosa. Allora, mi sta venendo l'allergia alla mano, cioè prude tutto. Ma fa mok. Ok, la porta è ancora chiusa. Bisogna capire da dove si apre. Esploriamo bene. Oppure non per forza da lì. Vabbè. Blocco attivato. Era una cazzata alla fin fine. Io mi sto a fare le peggio seghe mentali. Quindi andiamo molto straightforward. Non ho visto che armi ho. Vediamo se ho altre armi. No, ho solamente il fucile al momento.
Esatto, prudono le mani dalla voglia. Guarda qua chi c'è. Pam, nel culo, te. Prudono le mani dalla voglia di arare demoni. Ok. Found a databed, ok. Ma ha detto che ci sarebbero stati dei PDA tramite i quali leggere. What's going on here? Ok, non so chi tu sia, ma se stai leggendo questo, lascia immediatamente questa base. C'è qualcosa che non va qui. Iniziato tutto il 28 gennaio. E lascia entrare Ascanio dal 28 di gennaio. Dobbiamo trovare la fonte di un segnale SOS da questa base. Ma quando siamo arrivati qui, mentre eravamo qui, abbiamo trovato degli scienziati che ci hanno attaccato per nessun motivo. Non hanno risposto a nessun comando. Semplicemente ci assalivano. Come dei mostri senza cervello. Se li vedi, spara. Ecco, ho già fatto. Ho perso i miei compagni e sto sanguinando qui. Corri da questo posto abbandonato. Si vede che anche tu non hai fatto una bella fine, amico. Lo sapevo. Il tuffo nel disodium può accompagnare solo. Sono curioso perché voglio sapere se c'è roba lì in quei tubi. Devo fare dei salti un po' strani. Voglio esplorare bene la mappa. Ok. Voglio vedere se c'è roba. No. Vedrete molta esplorazione, molto backtracking. Perché in qualche modo anche lì ci sarà un modo per arrivarci. Un TP, qualcosa. Fa vedere. Posso salire da... No. Non ho il do... Sì, ho il doppio salto. Allora... Posso aggrappare? No. Da qui magari. Aha! Da qua? È vetro quello, no? È aperto. Ma non credo ci possa salire lì dentro. Non sono praticissimo di moduli di snap up. Non so dove ci si può arrampicare oppure no. Ma mi garba esplorare comunque. No, non penso ci possa entrare lì. Vabbè. Cazzi, magazzino. What the hell happened here? Che cos'è successo? A seconda di quanto vengono i livelli, ma non so se esportarli separati livello per livello oppure esportare la live tutte insieme. Non lo so. Vediamo, poi deciderò. I'm stuck, I can't move. Great. Sono bloccato, non mi posso muovere. Benissimo. Diavolo sono quelle cose. Visto niente del genere. Sono zombie? Se fosse vero, il rapporto che ci è arrivato 2 settimane fa era giusto. La UAC stava veramente avendo a che fare con l'inferno, esattamente. So che dobbiamo ucciderli. Non ho mai affrontato nulla del genere. Non voglio morire. Dannazione! La mia mano. Sei morto anche te, fra. Ma dipende. Backtracking sì, rompicazzo, però. Crash Bandicoot è ancora molto corridoio per quanto riguarda backtracking. Backtracking serio, anche nel Doom classico, quello è da perderci il capo. Un altro che Crash Bandicoot. Crash Bandicoot è corridoio, magari c'hai da A a B, o male che vada a B e poi c'hai C, ma poi fai C, torni dietro e poi fai A. Che velocità d'arena sto Doom? La velocità è gestibile dal mapper anche. Il mapper può dare la velocità che vuole, oppure tenere quella tradizionale, oppure farla lenta o farla più veloce. Siamo tutto nelle mani del mapper. Da qua sotto non ci sono. Qua ci vuole la chiave rossa, immagino. Esatto.
immagino che debba pre devo debba pigiare il tasto qua in mezzo. Activate. Usate solamente se necessario. Non posso pigiare? A quanto pare no. Niente, non posso pigiare. Al momento almeno. Reattore. Allora no, questa non era la via, a quanto pare. Questo delle ascelle avendo usato un colpo solo, benissimo. Sto iniziando a perdermi, sai? Ci sono già stato qua. Allora. TV? Buonasera, porco. Di là? Ma di qua era il... l'altra parte. Ci facciamo ancora. Sono stato qua. Sì, ci sono stato. E allora, porca puttana. La voce in italiano perché il gioco è in italiano, ma il testo in inglese perché il testo l'ha fatto il mapper, il buon Davidum, che è un mapper italiano, ma per diffondere al meglio la sua mappa, la sua campagna, ha fatto il testo in inglese ovviamente per renderlo più fruibile a tutti. Comunque colgo ancora l'occasione per ricordare, in chat potete usare il comando punto esclamativo campagna se siete interessati a giocarla, e almeno date anche un'occhiatina al... al canale di Davi. Se vi garba Doom ve lo consiglio alla stragrande, perché davvero l'ha trattato in tutte le salse quel gioco. Al momento sta facendo anche Doom 3, quindi aha, alimentazione, ok. Ho scritto Power Engine Pump numero 1, quindi presumo che ce ne siano altre. E Death comes from above. Eccola due. Pam. Spegnimento d'emergenza. Power has been restored. Ok, non vedo una sega adesso. Quindi andiamo un po'. Andiamo un po' giù. Ah, qui c'è un altro PDA. 4. Non è stato uno allora? Probabilmente questa era la peggiorità della mia vita. Dannazione! Cosa diavolo sono quei mostri? Sono rimasto, diciamo, distaccato, separato dal resto del team. E adesso la radio non funziona. L'unica via d'uscita è dietro la porta rossa. Donald, Paperino! L'ha visto, io no. Ho detto qualcosa a proposito delle pompe prima che ci dividessimo. Chiedo se sta bene. Comunque, devo raggiungere la cima di queste scale. I pannelli sono sopra. Simon Miller, passo e chiudo. Non ti si carica la chat, porco. È strano. Vabbè, comunque. Tanto spesso la leggo ad alta voce. Quindi. Eventualmente non ti perdi niente di messaggi. Ok, quindi attivato la la cazzi e mazzi qua, non mi ricordo come si chiama. Posso andare qua giù a pigiare il bottone di prima, credo. Questo qua. E presumo che adesso sia accessibile. Infatti adesso sì. Oh. Sono arrivati i primi imp, signori. I primi imp. Andiamoli a prendere. Aia. Muori. Parapapapam. Parapapapara. Boe. Parapapapa. Oh, cazzo. E kamehameha. Pensavo di riuscire a stunnarlo, invece. M'ha cagato i pezzi. Ho tirato una gomitata e non m'ha cagato i pezzi. Muori. Ecco lui. Ah! Pensavo fossero solo, invece sono in due.
Crack. Oh. Muori. Per ripicca a tutti quelli che traducono male dall'inglese, ho rimesso qualche parola sbagliata nei sottotitoli K. Tipo. Quindi porta rossa inaccessibile, da qua siamo entrati e da qua no. Molto tenebrosa l'atmosfera. Ho preparato la chat allo stream. Ok. Ah, hai fatto la pop-up chat. E qua? Un altro PDA? Tre. Ah! Quindi sono sparsi, non hanno, diciamo, un ordine. Quindi ecco la situazione. Per progredire abbiamo bisogno della carta rossa, esattamente. La tesserina magnetica. Ma questi mostri ci hanno attaccato e uno l'ha mangiata dalla mano di Tom. Siamo riusciti a uccidere quel bastardo e abbiamo ritrovato la carta dal suo stomaco. Ma non funziona più. Ehi, sai, succhi gastrici infernali, un po' di... Questi cose sono delicati. Il maggiore ha detto che questo posto dovrebbe averne un'altra, nel caso... una di riserva, dici? Il disodium rende tutto più difficile. It powered out everywhere, quindi si è sparso dappertutto. E ha corroso. E perché dovete sapere che il disodium è una sostanza molto molto insidiosa. A differenza della lava, che magari ci puoi camminare sopra, il disodium, se ci caschi, è morte istantanea. Questo nuovo Doom. Quindi l'unica cosa che possiamo fare adesso è usare questi jump pad di emergenza. Qualcosa mi sta seguendo, lo posso sentire. La scheda rossa dall'altra parte. Non posso arrendermi ora, la sto vedendo. Ok. Quindi siamo vicini alla chiave, ragazzi. Ah. Ram bam bam, questa mi piace. Questa la tengo da parte perché dovete sapere che la motosega ha il potere di shottare certi nemici. L'atmosfera di Doom non te la... Esatto, l'atmosfera di Doom è qualcosa che non ha tempo, non è tanto. A proposito di pop-up, qualcuno mi può dire se anche voi spuntate il pulsante con la schermata in pop-up quando ci portate il cursore dentro? Adesso non vi posso dire perché non ho Twitch aperto. Ma rifatti dare un po' di feedback dall'utenza. Ok. Non sono umane, eh no, sono degli imp, caro. Siamo vicini alla chiave comunque. A quanto pare, ecco qua, chiave magnetica rossa. E adesso torniamo indietro, perché ho la sensazione che mi assaliranno a breve. Non penso sarà così facile tornare. Bella Mars, buonasera. Piattaforma di carico. Mi assalirete, tanto lo so, sono molto guardingo. Sentite la musica che cambia. It's time to rip and tear. Adesso affrontiamo quelli con lo scudo, non li odio. Fammi andare via. Prendo armor e me do. Quelli con gli scudi sono veramente, veramente stronzati. Sono veramente... Ah, fanno malissimo, aiuto. Non va bene, devo farmi un altro giro. Posso salire là sopra? No. Devo colpirli all'apertura quando si scoprono. Aia, sto giocando veramente di merda. Mi mancano le ammo. Ammo! Elmo! Non volevo aggiungere a questo. E invece no, dai. Posso aprirla? Posso andare via direttamente senza cagarli? No, devo per forza. Uno lì. Ci sono delle ammo là. E qua sotto c'è qualcosa? Eh no. Qua? Da qua dove sono venuto? Ah,
Devo allontanarmi. L'importante è colpirlo sulla mano. Oppure aggirarlo. Questi cosi hanno armi? Sì, diventerà molto più difficile. Quando vuoi il cursore nel tuo scalato della lago, poi mi posso dire foto, eccetera. Dipende, dipende che player anche avete di Twitch, se è quello nuovo oppure avete ancora l'opzione con quello vecchio. Domani it's time to ci vado anch'io domani a vedere Yu-Gi-Oh! Al cinema, ci vado domani pomeriggio. Ho seguito questi condotti e sono finito qui, dall'altra parte della porta rossa. Ho provato a fare ad avere contatti col resto, ma nessuno risponde. Anzi, nessuno risponde. Maggiore è andato all'ascensore e ha voluto che rimanessi qui. Perché mi ha lasciato dietro? Abbiamo una maggior possibilità di salvezza, di sopravvivenza se ci copriamo le spalle l'uno con l'altro. Ma no, devo rimanere qui e aspettare per gli altri. Sono realista. Se nessuno va vivo entro un'ora, io mi levo dalle palle. L'UAC e il comando My Marine possono entrare, andare entrambi all'inferno. Ci siamo tutti all'inferno, non ti preoccupare, amico. E qui penso che finiamo il livello con la musica. Ok, primo livello, prossimo livello è 1M2. Mi pare di aver capito che siano concatenati. Non ricordo male. Voto positivo e consiglia. Consiglia. Ok. Con Mario, piacere, sono Nigarg. Ok, vabbè. Vabbè. Continuiamo la campagna. Fa tempo che carica. Come vi ho detto, vi faccio comparire in sovrimpressione i codici delle mappe. Se siete interessati a giocarle, prendete i codici da qua. Oppure, come vi ho detto, il comando esclusivo, appunto esclamativo campagna, per sapere tutto. E 1M2, la fornace. Non so in quale livello sia l'uscita per il livello segreto, quindi io adesso vado in blind run esplorando. Se proprio proprio non riesco a trovare il livello segreto, mi perdonerai, ma lo giocherò con l'ID Bondavi, perché sono curioso di vederlo. Ma io spero di trovarlo. Comunque girerò. Hanno visto cos'era, visto la telecamera nel mio casco. Investigheremo e vediamo se scopriamo qualcosa. Vai. Ok. La fornace. Perché è ancora attiva? Citterino. Ok, sono full ammo. Servirebbe dell'armor però. Quello che vediamo subito è una rampa di scale qua, una piattaforma di qua, un'altra rampa di scale. Una porta. E questa si apre e ha spawnato cose. Non ci tengo al momento. Di qua. Ah, ok, sono costretto ad andare sopra. E già mi stanno sparando, come potete vedere in lontananza. Dei coglioni. Ok, laggiù c'è uno con lo scudo.
là c'è un'arma. E là sotto c'è un'altra. Ok, vedo se riesco a triggerarlo, a far sì che mi spari. Ma lo stronzo mi viene a prendere. Ok, ha finito i colpi. Via Nick Senpai, bella Lorenzo, buonasera. In l'onde dell'etananza, mamma mia. Ok, fucile d'assalto con i micromissili. Uso i micromissili di frustrazione contro questi stronzi. Oh, come osi stunnarmi? Dovete sapere che sti bastardi, quando vi colpiscono con lo scudo, stunnano. Ma io voglio rubare altre ammo, fuck me. Vai. Vieni su. Allontanarsi dalla linea gialla, perché è pericoloso. Lasciatelo fare a professionisti del mestiere. Voglio vedere se riesco a sfondargli lo scudo di ignoranza. Molta ignoranza. Troppa ignoranza. Dopo la live viene un po' su Discord. Non credo, perché domani lavoro la mattina, quindi vo a letto presto. Anzi, la live probabilmente non finirò la campagna, questa live, perché la chiuderò anche un po' prima rispetto al solito. Devo un pannello chiuso. Ok, andiamo su. E apriamo anche questo. Accesso confermato. Pannello 1 e pannello 2. Ok, mi hanno dato l'accesso. Fonderia. La fonderia. Blocco iniziato. Ok. Fonderia. Ho capito che sono in una fonderia, vega. C'è lo strozzo con lo scudo là dietro. No, non devo andare così sfrontato. Oh. Giocando veramente uno schifo, mamma mia. Hanno usato il piede. Allora, sotto c'è un'armor bella che ho visto. Vediamo di qua. E prendiamoci l'armor. Insomma, mi viene a inseguire. Che cazzo mi sta sparando? Guarda, gli imp sono molto agili. Benzina per la motosega, che tengo da parte, quindi se le cose vanno male prenderò comunque una tacchettina della motosega. La doppietta non l'avevo notata prima. E sparami. Bel range, imbecille, complimenti. Aia. E là c'è l'ultimo. Voglio togliere lo sfizio, dai un colpo di motosega a lui. Perché la motosega è bella! Molto tankosi questi qui, eh. Motoraspone, esatto. Finisci prima domani? Sì, domani per pranzo sono anche a casa. Io buono. Non mi rivolgere lo scudo in questo modo, tu. Non
A me le armi che danno più soddisfazione sono, oltre la motosega, la doppietta. Dati ufficiali sulla forza fisica del Doomguy. Ufficiali, oddio, proprio no. Ad esempio nel romanzo è un normale marine, quindi comunque beh, ha il suo addestramento militare ed è bello piazzato comunque. In questo reboot di Doom sarebbe il Doom Slayer, con tutta la storia che c'è dietro, quindi qualcosa di molto più speciale. Mentre nel gioco classico era anche lì un comune marine. Gode di plot immunity comunque, capace di fare la sua rivolta contro gli inferi, perché comunque è diciamo il protagonista del gioco. E oh, il boss! Hello, dude. Figo il fatto che il demone abbia tipo dei titoli militari. Ed anche un bel po' di vita. Muori. E l'abbiamo fatto secco. Madonna, se fa male agli occhi sta parte. Cioè, rende l'idea della fonderia, ma non ci vedo più. Mi ha fuso gli occhi. Oh madonna. Ah, ok, qua è cambiato un po' la luce. È sempre forte. Ok. Io pensavo fosse una cosa tipo un berserk, qualcosa del genere, invece era la lampada. Ok. Qua abbiamo un'altra zona della fonderia. Immagino il caldo. Io se sento caldo guardando questa zona, perché. Minchia. Immagino il caldo. Paragonabile alla forza fisica di The Rock. Secondo me alla forza fisica di Chuck Norris. Ma lasciamo fare quel film, vai. Lasciamo fare il film di Doom, non lo considero esistente, via. Via, dammi l'armor. Ah! Ondata triggerata dall'andare vicino alla porta. Quanti siete, porca? Ok, ok. Le cose si mettono molto male. Bisogna concentrarsi un pochino, È intricata come zona per muoversi, ma ti dà comunque spunti, perché io con un semplice salto potrei seminarli. Cioè, è pensata bene, perché posso accedere a vie. Ad esempio, facendo così. Ecco. Ho parlato, ho detto la minchiata, perché mi sono andato in bocca praticamente. Però munizioni in esaurimento. Esaurimento nervoso. Porca putta. Rip doppietta. Io sono stato molto sfrontato, perché ecco, lo stavo dicendo, mi stavo per far chiudere e invece mi sono fatto chiudere. Ma ci posso camminare da qua? Ok. No, stavo per... Come posso risalire? Ok. La usiamo come piattaforma di fuga nel caso. Ci buttiamo lì. Aia. Rip armor. Una parte bella stronza è questa, Davi. Mamma mia. Rip. Oh, i salti pazzeschi. No. Qua. Ho la colpa di stare attaccando poco e cercando più l'occasione buona per attaccare, quando invece dovrei sparare a manetta in modo ignorantissimo.
No, dovete levarvi dalle pa... Rip, ripissimo. Vabbè, sono la strada tanto. Mi sa, era di qua. Mamma mia. Fonderia. Fonderia. Ah, l'arma, aspetta. Non posso andare? Il dubbio che non ci sia più l'arma. Invece c'è, ok. Vai. Proprio il caso di dirlo, eh. Nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Ok. Come ho... a saperlo che potevo baitarli qua fuori. Facevo così a sto punto. Facevo entrare in imbuto tipo battaglia delle Termopili. Ma mica vengono tutti a prendermi, eh. Aia put. Tac. Mi sono buggato. Ok, no. Pensavo di essermi buggato. Quindi una volta che entro non posso più uscire. Ok, buono a sapersi. Bella. Acco. Buonasera. Dov'è l'ultimo bastardo? Dove sei? Dove sei? Eccolo là. Il bello degli Hellknight è che se non li trovi, ci pensano loro a venirti a prendere. Ok. Troppo tardi, è morto. They fooled us. Contattare il comandante. Sensane. La UAC ci ha pigliato per i fondelli. Di nuovo. Dopo quello che è successo su Marte, pensavo che sarebbero stati abbastanza svegli da non ripetere questi esperimenti. Invece no. Hanno un complesso nascosto del tutto sotto il terzo piano, diciamo. C'è una stazione col teletrasporto che va all'inferno. Ecco cosa sono quelle cose. L'unico modo per raggiungere, diciamo, questo piano sotterraneo è spegnere il nucleo dietro la prossima porta. Per far pensare al sistema che si è autorizzato a progredire. Ho bisogno di qualcuno che mi guardi le spalle mentre faccio questo. Non ho ancora risposta dai ragazzi. Spero che stiano bene. Guarda, saranno benissimo. Tutti morti. Bello. Di qua invece? Segretino? No. Non sono bravo a trovare i segreti, ne ho trovati solo uno. Questi due livelli. Nucleo del reattore. Ok, questo è il coso da spegnere, a quanto pare. No, pare di aver capito. Sì, vai, trova qua, fai di là. Sono io il povero stronzo che devo salvare tu. Mi ricorda molto quando bisogna spegnere Vega. Spegniamo tutto. Spengo uno. Spengo. No, stavo cadendo! Ok. Due. E spengo. Spengo Rugaz. Dove sta l'altro? Spengo tre. Non spegnere. Il rumorino classico! Personale in
Sappiamo, il rumorino classico. Evento d'emergenza. Vedi, metti l'accenso. Ok, la porta dovrebbe essere aperta. Quindi dovremmo poter proseguire. Nucleo del reattore. No, ma qua sto tornando indietro. Poter proseguire al... Non è questa la strada giusta, però mi sa, eh. Aspetta, ma se sotterranea... Devo andare per di qua. Vedo. Logica mi dice. Invece dove cazzo devo andare? Ah no, aspetta. E? Ah, muoio! Ok. Ok. Ho visto il pavimento, pensavo che ci potessi andare. Andiamo. Facciamo le scale in questo modo alternativo. Ormai tanto abbiamo capito come sono fatte. Oh cazzo. Ok, stavo per morire di nuovo come un cretino. Il pavimento Fonderia. È una ciappola. Puoi prendere l'arma. Ok. Nasi rossi come i fruit of the loom che diventano più rossi di... Nasi bianchi, dei nasi rossi che diventano più rossi di un livello di Doom. Poi c'è stato il bordello con gli Hell Knight. Il pavimento è lava, Flore. Avete visto che faranno il gioco sul pavimento è lava? Che figa, me l'ho segnato anche per la per l'alfa, per la beta, non mi ricordo, non mi hanno cato i pezzi, non mi hanno mandato niente, pezzi di merda bastardi. Nucleo del reattore. Anzi, se i dev vedranno questo video, anche se dubito, mandatemi la chiave, bastardi. Da vedere che non è qua la stanza dove devo andare, ma devo tornare indietro e andare verso il... Proviamo così. Nucleo del reattore. Il gioco mi ricorda un po' un vecchissimo gioco, mi sembra ancora, si chiama Doom. Esatto, se sono simili si assomigliano molto. Vabbè, allora io scendo, Eccolo, vai come muoio bello di nuovo. Porca miseria. Saltare oggi, non so saltare. Ah, aspetta. Conoscevo perché dovevo pensare subito a quella porta lì, invece non ci ho pensato. Ma questo è il bello, è una campagna che ha comunque il giusto backtracking. Io immagino Davide le risate che si farà quando vedrà. Quando vedrà sta roba. Sì. Immaginatevi, il mapper vedrà questo. Questo playthrough. Dirà quanto è coglione Nickark, mamma mia. Sto facendo il giro comunque perché voglio. No, la doppietta l'ho saltata. Credo. L'avevo saltata malissimo. Avete visto il mio enorme senso dell'orientamento, no? Io mi oriento ormai su Doom perché conosco i livelli, ma in tutti i giochi in cui non conosco le mappe è sempre così, quindi non preoccupatevi. Avevo dimenticato di prendere questa. Mi ero fatto questa strada 3000 volte e non ho mai preso il fucile d'assalto. Ok. E cringe. Blocco iniziato. E ora abbiamo il buff delle torte.
Ok, dovrei riuscire a farlo fuori con altri 5 colpi. Anzi, di meno, facciamo 3. 1, 2 e 3. Stacchiamo qua il respiratore e si sconfia. Forse ci scappa la nuova poop se c'è la giusta ignoranza. Quella è l'unica che non manca, l'ignoranza nei miei live. Ho fatto il pelo. Se avete l'audio stereo abilitato, sentirete la palla di fuoco e fa fum. Anzi, se l'ho abilitato io ad OBS, l'audio stereo è diversa la cosa. Non lo so, non mi ricordo se l'ho abilitato. Penso di sì, comunque. Oh. Sembra Gotenks di Xenoverse quando scappa sempre. Madonna buona. E ora è andato giù. Mi pigli per il... Bene, sai. Ok. Il fucile a pompino. Sì, esatto, il fucile a pump. Il fucile a pompature, il fucile a pompe, il fucile a pompati. Bella la mia chat, bella. Mia sorella entra finissima e dice: "Guy, dobbiamo stare attenti quando scacciamo le cimici, potrebbero sentirci." Bella risposta, Aki, sì, perché quando c'è voce vo. E qua sto tornando indietro. Là sopra c'è una porta. Non so se qua c'è altro. Non c'è altro, quindi vado di qua. Quando corre sembra scalzo, e vè, per l'umorino. Suga. Così, dopo questo segmento imprescindibile. Bene, questo è tutto di sodium. E vi sconsiglio di farvici il bagnetto. Ma di qua. Ah. Ok. E inizia l'ondata di Mancubus. Anzi, Mancubus è uno. Quando sono tanti, Mancubi. Mancuba. E non ho fatto latino, non le so ste cose, inutile. Mi sto chiudendo, devo andare via. È un po' stupido chiudersi. Andiamo alla doppietta, una cosa un po' più seria magari. C'è un altro Mancubus. Oh, ma questi non muoiono. Oh, chi grabbi? A me non grabbi di certo. A me. Anzi, me non grabbi di certo. Complemento oggetto, non di termine. Chi grabbi me, non a me. Come se giù dicono grabbi a me. Vabbè. Stacco il cuore e te lo mangi. Come sconsigli di farci il bagnatore la temperatura mia? Minghie! Il disodium è un po' corrosivo. E abbiamo finito. Ah. Ok.
Voto positivo. Ok. Andiamo avanti. E1M3 disposal facility. Ancora una volta, mentre carica, per chi volesse, vi lascio qua i codici dei livelli. Bella boss comunque, buonasera. Siamo alla 3. Fabrizio Bentivoglio per gli amici Fabrizio TVB. Madonna! Madonna! Non iniziamo, eh! Non iniziamo. Dopo aver cringiato male le porte da scegliere nel livello E1-M2, il nostro eroe si trova adesso in E1-M3. Ci stiamo avvicinando al portale per l'inferno, a quanto pare, perché... Una doppietta! Una moto figa! Una moto Sega! E di là? Che mi stai dando tutte le armi? Stai dicendo qualcosa? Ma sopra un saluto fatta che se non ti vedo si aletica. Bella boss, a dopo, anche se non mi senti, però ti saluto. Riferite in chat casomai. Pam! Trambata! Ora vi faccio vedere l'entrata alla Materazzi. Materazzi! No, aspetta, ti ho rotto la mano. È così. Materazzi! Tra! Materazzi! Qua vedete il muco colante. Door locked. Accesso confermato. Grazie, Vega. Ok. Pinkies! Eccoli là! Mi mancavano! Invece no, li odio. Pronti. Pronti, Pinkies. Pinkies vanno aggirati quando battono la craniata. Ti sparate sul border. Ah, cazzo. Troppi. Ah! Fanno malissimo, rip! Ma no, gang bang! Figa! Violenti! Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ho tutte le armi, ok. Vedete come fiutano. Non mi posso. Mi sono scordato che posso. Vaffanculo, vabbè, sì, avete capito. Madonna se fanno male, madonna se fanno male. Poi già faccio ca. Dai, caricami. Ha driftato lo stronzo. Ma sono bastardo, ma sei bastardo. Pinkies, ma sei bastardo, Pinkies. Aiuto. Aiuto! Yes! Ah! Ma di fumà! Pinkies and the brain. Na. 1, 2, 3, 4. Ok.
comunque c'è Zeb che penso che Doom se ne... vabbè, quando Zeb capirà qualcosa di giudizio sui fuochi, poverità. La struttura a corridoi è utile, c'è sempre il metodo della fuga un po' con i salti e con un po' di pratica conoscendo la mappa. Ma ha colpito attraverso la cosa. Ashtaglio. No, ti rompo la mascella. Tipo qua mi chiuderei e mi farei solo del male, quindi io scappo un pelo di qua. La plasma gun che modifica c'ha? Ok, la OE Age of Empires ok, era pessima, era bruttissima. Non ci sono palle, devo morire di nuovo. Non voglio di morire di nuovo. Di nuovo. Non so se riusciamo ad approfittare che è qua chiuso dentro. Ok. Ah. Ok. Cristo. Per Nolan. Lost Souls. Lo so, sarebbe meglio aggrarli prima che ti aggrino, perché se ti aggrano... Oh, Chris! Ofer Nolan again! Se ti aggrano è un casino, perché... Ecco, porca pignotta. Uno, due, tre, e mi manca la doppietta. Papà incacchiato, sei licenziato. Sono entrato già nella zona che stavo crepando, quindi è un po' un casino. Find the secret entrance. Ok. Ok. Non basta un colpo di doppietta, si può anche essere meno drastici con i Lost Souls. Un colpo di shotgun potrebbe andare bene lo stesso. Ok. Cerchiamo cose. Blurum. Niente. Devo sopravvivere per... Ah, porca... Andiamo bene, così andiamo benissimo. Ah. Sono fottuto? No, ok. Oh,
va. Ehi. No. Ah, è cascato nel... nello schifidol. Il cacodemon mi sta stunnando. 13 secondi, dai. Sei stato curioso di vedere tipo i Pain Elemental, magari. Uno Spectre. Spectre Zero. Ah, sì, vabbè. Con un HP me la chiappo nel Baugi. Lo so che c'è una corazza e sto andando di ignoranza come sfondamento, ma... pezzo di bastardo! Imp! L'imp laggiù mi ha shottato, mi ha fatto fuck you, nigger. Cheater, bannate l'imp. Imp cheaterino. Sto raccattando morti, bella infame questa parte. L'area sembra differente al resto. Quindi questa è la parte nascosta. Qui sono i moduli Lazarus, no? Sapete, non mappo, quindi non sono sicuro, ma mi pare che siano i moduli Lazarus. Demon Breakout. Una teoria su cosa questi demoni stiano cercando di fare. Sto cercando di raggiungere la superficie per infettare altre persone. Non sono sicuro su come queste cose possano trasformarti in un demone, ma se mordono qualcuno, la vittima prima muore, poi ritorna come un morto vivente. Quello che è peggio è che qualcuno... some more of them seem smart enough to aim, shoot and kill. Quindi hanno anche la capacità... non perdono l'intelligenza, ma... hanno la capacità anche di mirare, sparare e uccidere. Possono capire come usare gli ascensori. Io e Mark abbiamo provato... abbiamo fatto il nostro meglio per evitare questo... questa fuga di demoni, chiudendo la porta blu. Ha funzionato per un po' di tempo, ma hanno trovato un altro modo. Gli ho dato la chiave blu e gli ho detto di nasconderla mentre cercavo di scappare. Non so come finire questo messaggio. Isa, ti amo. E rip. E vediamo questo qua che ci dice. We are doomed. Vediamo se ci stanno cercando. Riusciti a scappare. Sono abbastanza intelligente. Invece lo sono. Me e Johnny stiamo cercando di raggiungere la superficie, ma queste cose sono già avanti anyway. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di attivare la monorotaia e usare il treno sotterraneo per scappare. Andare indietro ai laboratori? Probabilmente moriremo. Quella dannata chiave. Mi ho quasi fatto uscire. Penso che uno di quei mostri volanti l'abbia trovata. Non l'ho ucciso, era abbastanza forte da uccidere due di quei Rhino Demon, quindi penso che parli dei Pinky. Sì, how are those Pinkies? Flying Monster, sarà parlando dei cacodemoni. Sono abbastanza forti, non penso che stia parlando dei Lost Soul. Assolutissimamente. Nel laboratorio. Merda. No, 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 cioè ragazzi, fatevi un clistere, io me ne vado a casa. Mi stanno venendo a prendere, ok. Mosuki.
Mosuki. So che mi pentirò di aver usato tutte le motoseghe per questi. Ma vabbè, non avevo voglia di affrontarli. No, forse ho fatto bene, sono anche tantini. Preferisco questa zona, molto più ampia. Anche se sarò costretto. Ah, allora ditemelo che vi tirate fuori le cose belle. Oh cazzo. Ah, è anche detonabile. Faccio così. Mi sto bloccando. Ha fatto la mossa di Jax, ma di Mortal. Pum! Cazzotto al pavimento e GG's. Una bella pensata però il fatto che l'arma respawna per quando morirai, metti. Ma non ti permette di prendere le ammo se hai già l'arma. Ed è molto intelligente perché ti impedisce di farmare le ammo. Ed è giusto così. Ma non ti impedisce di raccogliere l'arma. Qua? Aha! L'ho aperto? Segretino? Che cosa ho aperto? C'è qualcos'altro da qua? No. Che cosa ho aperto? Ditemelo! Sono curioso! Devo tornare? Va bene. Cosa l'ho attivata, ma... Qua ci sono i due PTA. Vado a doppiare a benzina. No, sono un coglione. Ok. Qua? Segreto scoperto. Tappappam. E continuare Soma, certo. Per la rubrica horror dovrò continuare Soma e Babysitter Bloodbath. Andiamo a vedere l'esterno. Dove pare qui c'è la superficie. Sì. Molto bella, molto carina la superficie. E qua? Niente. Questa era la stanza di Pinky. Troppo backtracking, mi sa che sto proprio perdendo la strada. Vabbè, torniamo un po' indietro. Sì, torniamo indietro, voglio dire. Torniamo indietro andando avanti, cioè. Oh, ma avete capito? Via. Non più la plasma gun che era qua. E non so se c'era. Non mi ricordo se c'era altro. Mi sa di no. Shells. Spiro, hai un pisello magico. Esatto. C'è qualcosa che si è aperto, io lo so. Devo cercare. Di qua? Posso salire? Senza calcolare Skyland sulla via della redenzione. Vediamo adesso questo remake come si comporterà. Sono curioso. Forse prenderò la PS4. La PS4 la prenderò a prescindere. Ma con Crash, il remake di Crash mi incita solo di più a prenderla.
non ci voglio andare ancora qua, un attimino. Lucky card. Ok. Se questa cosa qua è quella che penso, non so se l'uscita ha E1M9. Sgamata. E1M9. Ok, allora ci avevo visto giusto. Attivando quello switch ho attivato il livello segreto. Ok. L'ho trovato, Davide, l'ho trovato. Hai visto fare delle porcate, giocare di merda, ma l'ho trovato. Hai trovato l'uscita segreta? Buon per te. Goditi questa mappa. Ok. Vi ho detto, ragazzi, non ho avuto bisogno di usare gli ID. Ho trovato la mappa con le mie forze. Gna gna. Memories. All the crazy shit I did tonight. Sentite quella musichetta? Questi rumori. Ah! Guarda l'easter egg che ci ha fatto il David Doom, ragazzi. Quanto sei bello. Maron. Solo per questa roba andate sul canale di David Doom e vi dovete iscrivere. Quanto è bello, guardate qua. Ci ha fatto il livello classico. Questo è un M1 qua. Quello è il cortile, vabbè. Io in un M1 spawno qua, tipo. E qua prendo lo... Mamma mia. Quanto sei bello, mamma mia. Come vi ho detto, ragazzi, andate, punto esclamativo, campagna, il comando, troverete il suo video. E qua dov'è? E dategli un'iscrizione perché se lo merita davvero. Chi ama Doom non può non seguire il suo canale. Esploderà in faccia quel proiettile, va bene. Pam! Bomba. È molto fedele al livello originale. Ne ho stunnati due. C'è stato un infight e uno è morto. Là sopra dove... Ecco, ci sono gli imp. Aia, questa ha fatto molto male. Con i classici sempre bellissimi da risentire, non hanno età davvero. Qua dietro c'era comunque la roba della shot, per lo shotgun, credo. Non so se ci sarà ancora, proviamo a vedere se c'è. E questo è il livello successivo. Ci ho mixato tutto? Ma che roba bella. E qua c'è l'ascensorino. Ah! E che vado a dormire. Bella Ako. Buonanotte. A breve devo chiudere anch'io la live. Finiamo questo livello e poi chiudiamo. Magari per il proseguo lo faremo un'altra volta.
E lì dove c'è la motosega comunque. Mamma mia. Ah. Arrivo? No. Forse non avrei dovuto fare quella roba, però vabbè. Ah, invece faccio così. Ok. Che saluto guys, bella Masuta, grazie per essere passato. Ok, qua sì, ok. E sotto ci dovrebbe essere le scale che scendono e la fine del livello. Ma che mai mixato tu tutta ah, i due pinky non l'ho visto. Ma hai mixato tutto l'episodio, il primo episodio qua dentro? Assurdo. Pinky nello stretto non li voglio affrontare, se permettete. Già mi danno al cazzo i Pinky e nello stretto ho difficoltà ad affrontarli ancora. Qua c'era la passerella, diciamo, per il per l'uscita segreta di A1M3. Ora avete capito, no? Perché il livello si chiama Memories. Fantastico, fantastico davvero. I giochi da continuare sono Lego World sicuramente. La campagna Snap Up sì, perché anche gli avevo promesso a Davi che l'avrei giocata. Se non in live, comunque nel mio canale la troverete registrata. La troverete registrata. Se non riesco a farlo in live, comunque. Quindi, in un modo o nell'altro, la campagna custom, la campagna di Snap Map finirà. Quello è poco ma sicuro. Anche perché è divertente da giocare, è molto piacevole. Da nel culo di. Aia. Ah, l'imp là sopra è venuto. Dite che ci arrivo se ci zompo. Sessione di battle top, cazzo sì. Ma senz'altro. Vabbè. Spero che le meccaniche sono rimaste. E qua sotto? Sono fottuto. No, serio, mi sono fottuto. Davvero? Che tract proprio. Man. Si può sparare? Se può buccare? Ottimo. Sono stato inculato. Bellissimo. Self rect, signori. Va bene, allora è l'occasione per fare i saluti di fine live, visto che è tardino e se no domani non mi sveglio. Bellissimo comunque, bellissimi i primi livelli, la difficoltà è buona. Poi questo easter egg del livello segreto, tanto balletto sexy. Questo easter egg del livello segreto è stato un viaggio nei ricordi davvero bellissimo. Quindi, insomma, per ora
Che facciamo il buon Davi? Lo promuoviamo con questa campagna, con questi primi livelli? Il mio voto è un bel pollicione in su per me, e sì. Ok. Magari poi quando vedrai questo video mi dirai se c'è un modo per uscire da qualche, da quella parte, oppure se l'hai fatto a puro scopo trollone. E niente, allora, ne approfitto per salutarvi. Grazie a tutti quelli che hanno seguito la live. E ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Proseguiremo comunque la campagna di Snapmap. Proseguiremo comunque poi Lego Worlds come l'altra volta. E proseguiremo anche Toma e gli altri horror del palinsesto. Vabbè, ragazzi, un salutone da parte mia. Come ho detto, andate al canale di Davi, iscrivetevi. E ci vediamo, ragazzi. Alla prossima. Ciao!